slow fox. E lo slow fox da sala è quello che si balla da tanti anni in tutte le sale e si balla a cerchio. Quindi il tutor dello slow fox. Calcetto destro, cia cia cia, calcetto sinistro, cia cia cia, calcetto destro, cia cia cia. Partono gli incroci sul posto, sinistro su destro, destro sul sinistro e poi apriamo la destra per iniziare un laterale incrociato a destra. Apro, sinistro avanti, apro, sinistro dietro. Da qui parte tutto un incrociato a sinistra. Che parte da 5 per ritornare a chiudere a 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e chiudo 4. Naturalmente facendo il ballo in tondo, perché si va chiaramente su questo ballo si va più a sinistra che a destra. Quindi facendolo in linea di retta, a un certo punto non si può andare oltre perché i passi sono di più a sinistra che a destra. È per questo che si fa in tondo. Infatti, in tondo sarà 1, cia cia cia, 2, cia cia cia, 3, cia cia cia, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, si riparte, vedete che io ho già girato 1, cia cia 2, cia 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 3, cia 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 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Naturalmente il cerchio può essere più stretto, più grande, dipende. All'inizio le persone faranno un posizionamento tipo giro tondo, no? Con le braccia aperte e poi tirate giù le braccia, si mantiene quel posizionamento cercando però di rimanere indietro e non andare troppo avanti.